splendida cittadina del Lazio settentrionale, situato a 326 metri sul livello del mare. Viterbo si sviluppa alle prime pendici dei Monti Cimini, protendendosi ad occidente verso l'ultimo lembo della pianura maremmana. È il capoluogo di un territorio che è la Tuscia ed è un territorio che si inserisce tra la Toscana, l'Umbria e Roma, perché è la parte a nord di Roma, ed è un territorio con delle caratteristiche molto particolari, molto anche rappresentative di una realtà autentica. La Tuscia quindi è tutta da scoprire dal punto di vista agroalimentare, agricoltura, sapori, dal punto di vista storico, artistico, culturale, archeologico, e credo che questa sia una caratteristica che pochi territori hanno, proprio perché l'autenticità di questo territorio è qualcosa di vero. Si vive un respiro molto sentito, le persone sono accoglienti e hanno anche un senso della comunità, quindi hanno dei rapporti sani. Il cuore della città è rappresentato dal quartiere San Pellegrino, che costituisce uno degli esempi urbani medievali meglio conservati d'Italia. Costruito durante il XII secolo, attorno alla via da cui derivò il suo nome, la via San Pellegrino, il fulcro di questo piccolo quartiere è rappresentato dall'omonima piazzetta. Un trionfo di archi tesi e rampanti, che regalano suggestivi scorci, dal sapore decisamente medievale. Interessante anche la piazza del Plebiscito, un bellissimo ed ampio spazio in cui trovano sede il municipio e la prefettura. Che cosa c'è di bello a Viterbo? Innanzitutto non posso non dire che c'è la Macchia di Santa Rosa. La Macchia di Santa Rosa ha avuto riconoscimento UNESCO nel 2013. Attualmente noi abbiamo portato la nostra Macchia di Santa Rosa a Milano, ad Expo, in quanto è l'unico elemento che caratterizza anche la religione cristiana, avendo il simbolo proprio della Santa in alto a questo monumento, e soprattutto rappresenta anche un'identità di comunità a cui l'UNESCO ha dato questo riconoscimento, quindi è una cosa estremamente importante. Viterbo è l'unica città d'Italia che ha portato il suo elemento caratteristico, appunto questa torre alta 30 metri, ad Expo. L'altro aspetto importante è che Viterbo c'è un quartiere medievale autentico, anche questo, integro, che non ha subito danni né bombardamenti nell'ultima guerra, e quindi è veramente un quartiere a misura d'uomo. È rimasto tale quale dal 1200 ad oggi. A testimonianza di un passato dall'impronta fortemente ecclesiastica, nella spaziosa piazza di San Lorenzo si erge maestosa la cattedrale. Imponente costruzione di origine romanica, la cattedrale venne costruita probabilmente su un antico tempio pagano e ricostruita quasi completamente nel XVI e XVII secolo. Accanto alla cattedrale è possibile ammirare il palazzo papale, costruito ampliando il palazzo sede della curia vescovile, quando nel 1257 Papa Alessandro IV trasferì la sede pontificia a Viterbo. Sobrio e maestoso, il palazzo presenta una facciata ornata di merlature rettangolari e preceduta da un'ampia scalinata.
All'interno ospita la famosa sala del conclave, dove nel 1271 furono rinchiusi i cardinali per costringerli ad eleggere il successore di Papa Urbano IV. Particolarmente bella la Loggia delle Benedizioni, articolata in una successione di 7 archi, sorretti da slanciate colonnine che conferiscono alla struttura uno straordinario senso di leggerezza. A pochi chilometri dal centro cittadino si trova il sito archeologico di Ferento, in cui è possibile passeggiare tra importanti resti archeologici, ma anche di ammirare lo splendido teatro romano, nel quale si svolgono tuttora spettacoli teatrali e musicali. Tappa irrinunciabile è il Museo Civico, che insieme a reperti etruschi custodisce preziose opere d'arte, prima fra tutti la Pietà di Sebastiano del Piombo. Sicuro interesse è il Museo Nazionale Etrusco, che dal 2005 espone la Biga della Principessa, un oggetto unico al mondo, poco conosciuto, ma per il quale ben 17 comuni tra Lazio, Umbria e Toscana sono impegnati in un ampio progetto di promozione per un'immersione totale nel mondo degli Etruschi. È il reperto probabilmente più importante ritrovato in questa zona. Ne esistono 3 al momento ritrovate, una si trova qui a Viterbo, l'altra a New York al Metropolitan Museum e una copia la troviamo al comune di Spoleto. Ci piace immaginare, essendo nel cuore dell'Etruria, che questa sia la biga della principessa Ati. Ati è un personaggio, un cartone animato filologicamente corretto che rappresenta una principessa etrusca che racconta per i turisti di tutto il mondo e che presenteremo quindi a Milano all'Expo nella prima settimana di luglio, tutta una serie di itinerari che insieme ad altri 17 comuni di Lazio, Umbria e Toscana siamo riusciti a realizzare. Per l'Etruria meridionale questo rappresenta un progetto molto ambizioso per far conoscere la nostra storia e fare una passeggiata nella Tuscia o nell'Etruria meridionale significa fare una passeggiata nella storia ed è per questo che insieme a tutti gli altri comuni, capofila, quindi il comune di Orvieto, il comune di Grosseto, il comune di Chiusi, invitiamo tutti i turisti italiani e provenienti da tutto il mondo a visitare le nostre terre perché sono di un fascino veramente ineguagliabile. Il settore trainante dell'economia locale è quello della piccola industria agroalimentare, con una produzione di vino, olio e salumi tipici, tanto squisiti da rinfrancare l'animo. Diciamo, questi qui sono una parte dei prodotti tipici della zona del Viterbese, molto diciamo, più tipico degli altri è la Susinella di Viterbo, perché è un prodotto molto antico. Addirittura l'Odlo Food, con le ricerche che ha fatto, ha detto che potrebbe risalire agli Etruschi. Diciamo Etruschi perché praticamente usavano il fegato. È una bella presentazione della nostra provincia, è ricca di prodotti, non abbiamo altre eccellenze, ma da qua potete osservare insomma qualcosa di veramente prelibato e buono. Ne andiamo fieri perché credo che
la provincia di Viterbo merita veramente di essere vista sia dal punto di vista enogastronomico ma anche delle bellezze naturali che ha. Sul territorio sono presenti importanti strutture ricettive e di ristorazione ad assecondare un turismo sempre più in crescita. Motivo di richiamo per tutti è il Festival Culturale Caffeina, che prevede una serie di incontri con personalità di spicco del campo musicale e letterario. C'è un turismo di qualità che vuole apprezzare queste cittadine, questi esempi di storia, di cultura, che hanno qualche cosa di diverso rispetto alle grandi città. Io credo che venire a visitare Viterbo significa assaporare questa bellezza dell'Italia, che è integrativa della bellezza delle grandi città. Soggiornare a Viterbo significa vivere un'emozione senza pari, alla scoperta di un territorio pregno di storia dal promettente futuro, in un'atmosfera tutta da scoprire.